tornati sul canale e in questo nuovo video. Allora, come avrete letto dal titolo, è arrivato il periodo del mese mio preferito, cioè aprire il mega pacco che mi è stato inviato gentilmente da Fashion Nova. Io ve lo dico, questi pacchi diventano sempre più giganteschi e prima o poi non riuscirò più a metterli nell'inquadratura. Questa volta, tra l'altro, sono mega gasata perché ho trovato sul sito delle chicche invernali che, se sono come nelle foto, le metterò di continuo, io ve lo dico. Come sempre, questi capi mi sono stati gentilmente omaggiati da Fashion Nova, ma questo video non è sponsorizzato da loro. Però, anche se lo fosse, tutte le mie opinioni sono sincere e lo saranno sempre, indifferentemente dalle collaborazioni. Io comunque vi lascio giù nell'info box il link ufficiale al sito di Fashion Nova e poi vi scrivo i nomi di tutti i capi, così poi voi nella barra di ricerca potete appunto cercarli se vi interessano. Ma bando alle ciance, iniziamo subito a vederli. Ah, ultima cosa, prima di partire voglio assolutamente salutare questa baby qui. Grazie mille baby per il tuo commento e per il tuo supporto, ti mando un grandissimo bacione, e se anche tu vuoi essere salutato in un prossimo video, tutto quello che dovrai fare è seguirmi su Instagram e lasciare qualche commentino, essere attivo, e io estrarrò a random un commento per il prossimo saluto. Ma davvero, bando alle ciance adesso e apro questo paccone. Ok, fatto, e inizio a pescare a random. La prima cosa che ho pescato è nera e sembra anche in simil pelle. Sì, la mia fissa continua. Taglia S, appunto, neri in simil pelle, e sono un paio di pantaloni. Bottoncino e cernierina davanti, vanno giù belli aderenti, ma la cosa che me li ha fatti scegliere è che poi finiscono a zampa. Lo sapete che io ho un bel po' ormai di leggings neri in finta pelle, mi piacciono tantissimo in inverno, tengono un sacco caldo e li posso abbinare con un sacco di cose, ma non li avevo ancora a zampa, che tra l'altro è uno stile che io adoro nei pantaloni. Ho tanti pantaloni a zampa, ma non così neri in simil pelle, quindi li ho scelti, e a tenerli così in mano mi piacciono tantissimo, quindi andiamo subito a vedere come stanno anche indossati. Allora babies, questi qui sono i pantaloni indossati e sono fantastici, ma che ve lo dico a fare, perché riuscite benissimo a vedere da soli, anche se sono appunto in simil pelle, sono molto elasticizzati, perfettamente aderenti al corpo, stretti in vita, mi piace da morire come vestono. L'unico problema, se così lo vogliamo chiamare, è che sono un po' lunghi per me, ma come vi dico spessissimo, mi capita con quasi tutti i pantaloni, perciò li porterò ad accorciare dalla sarta. Però fantastici, non vedo l'ora di accorciarli e poterli indossare. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, per me 5 su 5. Passiamo alla prossima cosa, e ho pescato un'altra cosettina nera. Sì, me la ricordo, e magari questa è un po' boring, un po' noiosetta, ma mi serviva perché io non ho tantissimi maglioncini con il collo alto dolce vita nel mio armadio, e in realtà fanno tantissimo comodo in inverno, quindi ho visto questo qui che era, sembrava sulla modella, bello bello aderente, nero appunto a collo alto, poi il collo sicuramente io lo piegherò, ed è leggermente crop con le maniche appunto lunghe, a costine, molto molto elasticizzato, infatti sembra davvero minuscolo, ma è super 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 elasticizzato, semplice, non ho nulla da dire, però ecco, mi serviva e spero vesta bene addosso, bello aderente, quindi andiamo subito a vederlo anche lui indossato. Ah, anche lui sempre in taglia S. Allora babies, questo qui è il maglioncino dolce vita a collo alto, è semplicissimo, quindi non ho nulla da dire, però ecco, veste bene, a costine, aderente, tiene un sacco caldo, è leggermente crop, anche se io comunque lo metterò nei pantaloni in questo modo, però è già di suo leggermente crop, non troppo, quindi adoro, mi piace tantissimo, 5 su 5. Se vi serve un maglioncino del genere, su Fashion Nova lo trovate, e mi ricordo che c'erano tantissimi colori, io ho scelto il nero per andare sul classico. Passiamo alla prossima cosa, e qui finalmente forse vedo del colore. Ah, questo qui è bellissimo, bellissimo, sempre in taglia S, stiamo parlando di questo blazer qui.
di questo blu navy stupendo, tutto fatto in raso con le spalline imbottite. Poi si stringe in vita a tutti questi bottoncini sul davanti e finisce leggermente così un po' larghettino con le maniche lunghe. Ma la cosa per la quale l'ho scelto è che in realtà non c'è solo questo blazer, ma ci sono anche i pantaloni abbinati, quindi è un set a due pezzi. Hanno il bottoncino e la cernierina qui davanti, ma dietro hanno anche l'elastico, quindi saranno super super comodi. Lateralmente ci sono le tasche, è sempre un plus quando qualcosa ha le tasche per me, e vanno giù, diciamo, normali. Mi piaceva da morire sia il colore sia il materiale, come potete anche notare dal top che sto indossando oggi, quindi vediamolo indossato perché così mi piace tantissimo, speriamo vesta bene. Allora babies, ecco qui anche il set blu navy indossato e mi fa volare. È bellissimo, mi piace tantissimo come sta indosso. Come vedete anche il blazer è un po' stretto in vita, quindi fa questa bella figura a clessidra, e anche le spalline imbottite aiutano a dare questa fisicità a clessidra, diciamo. I pantaloni sono belli, stanno benissimo addosso, stretti in vita, e sono tra i pochi pantaloni che non devo accorciare, sono perfetti come lunghezza, quindi ecco, se siete tanto più alte di me, state un po' attenti a questa cosa, però adoro, per me 5 su 5 è meraviglioso e lo sfrutterò un sacco, magari con i capelli legati come li ho oggi, è un paio di tacchi fantastico, approvatissimo, 5 su 5, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Torniamo babies al nero. Ah, ma non sapevo che fossero due pezzi. Ora mi spiego. Allora, innanzitutto, sempre in taglia S, ho scelto questo abitino nero che, come vedete, è iper iper scollato, la scollatura arriva fino a qui, fatto a costine, molto elasticizzato, con le maniche lunghe, e va giù corto, è appunto un mini dress, e appunto è iper iper scollato perché sotto ci va quest'altro pezzo che è praticamente una fascia, non so se riuscirete a vederlo perché è nero su nero, ma qui davanti ha questa cucitura con i due laccetti che poi si allacciano intorno al collo. Io non sapevo fosse un due pezzi, pensavo che fosse il vestito proprio cucito insieme come lo vedevo sul sito. Forse è anche meglio che sia un due pezzi, perché magari così il vestito posso indossarlo anche con un'altra bralette sotto, magari di pizzo, così, e questo qui posso usarlo anche come top, come fascia. E nulla, andiamo a vederlo indossato. Sono rimasta un po', non so, vediamo come sta indosso, sono molto curiosa. Allora babies, questo qui è l'abitino indossato e mi piace molto, ma questa cosa qui della fascia non è comoda come pensavo, il fatto che fosse a due pezzi, perché ogni tanto sento come se mi scivolasse un pochettino, quindi non è chissà che cosa fastidioso come avere una fascia, lo sappiamo tutti, però se fosse stato un pezzo intero sarebbe stato meglio, quindi direi per me un 4 su 5, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, però esteticamente è molto molto carino, quindi approvato con un po' di riserva, ecco. Ho scelto anche due cappottini e il primo è questo qui che ho appena pescato, come vedete dal colore già per fortuna ci stiamo un po' distaccando dal nero. Allora, io non so bene che cosa dire perché è più bello di come era sul sito, e sto parlando appunto di questo cappottino con il colletto tutto peloso, ma in realtà è tutto peloso anche dentro completamente, quindi terrà un sacco caldo, il pelo è un peluche, poi è tutto fatto praticamente in finta pelle beige, qui ha una taschina, vediamo se è vera, si apre, ma in realtà questa cernierina qui è finta, poi c'è la cerniera e ci sono le due tascone qui davanti che sono vere, e poi non so se riuscite a vederlo, finisce con dell'altro pelo e questa specie di cinture qui a lato, e potete stringere un po' se volete. Maniche lunghe che finiscono anche loro con il
pelino e anche dentro le maniche è davvero tutto 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 dello stesso pelo. Anche di questo qui ho preso una S, ma comunque il modello veste over, si vedeva anche sulla modella che comunque vestiva over, ma adoro questa cosa. Se invece lo volete un po' più aderente, direi di andare con una taglia in meno. Io ho preso la mia giusta e andiamo a vedere come sta indossato, perché mi sono innamorata. Allora babies, ecco qui la giacca indossata, caldissima, e questo colore mi fa impazzire. Adoro questa tonalità di nude beige così chiara, stupenda, caldissima, morbidissima. Mi piace da impazzire. Come vi ho detto, appunto, veste un po' over, quindi secondo me è da tenere a mente se volete questa giacca. Se vi piace, prendete la vostra taglia. Se invece non vi piace il fatto che veste over, prendete una taglia in meno, però per me è 5 su 5, la adoro e non vedo l'ora di sfruttarla dopo questo haul. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. C'erano tantissimi tantissimi cappotti, giacche meravigliosi sul sito per la stagione invernale. Non ho potuto astenermi e ne ho scelto un altro, quindi andiamo subito a spacchettarlo. Anche questo qui in taglia S, voi non potete capire. Mi sono innamorata forse anche più di quello di prima. Ora vi faccio capire. Allora, partiamo per gradi. Trama a piede pull, bianco e nero, che secondo me è super super classico ed elegante. Sul colletto qui ha una finta pelliccia morbidissima, forse ancora più morbida di quella di prima. Ma se non vi piace il colletto in pelliccia finta, potete comunque toglierlo, perché è attaccato con due bottoncini qui. Ha le spalline che sono imbottite e poi va il colletto così, va leggermente stretto in vita e faccio un po' fatica a farvelo vedere perché è abbastanza lungo, diciamo che secondo me arriverà sotto il sedere, forse ancora un pelo più lungo. Le maniche ovviamente lunghe e in fondo qui riprendono il colletto di pelliccia e poi in vita, se volete accentuare ancora di più, potete stringerlo con il suo cordoncino ai passanti per metterlo. Sembra davvero expensive, anche se non costa tanto, Fashion Nova non costa tanto, e fascia di prezzi stile Bershka, diciamo, Pull & Bear e giù di lì. E nulla, mi sono innamorata, quindi andiamo a vederlo indossato. Allora babies, questo qui è il cappottino indossato e che dire, secondo me non ha bisogno di spiegazioni. Mi piace tantissimo come veste, ha le tasche che sono comodissime e poi avere questo pelo intorno al collo così morbido è davvero tipo una goduria. Io certamente non lo toglierò, a parte che mi piace proprio come sta anche esteticamente. E nulla, per me è assolutamente 5 su 5, è bellissimo e tiene molto più caldo di quello che pensavo, quindi approvatissimo. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Passiamo babies al prossimo capo, e anche questo qui, come il cappottino di prima, è davvero una chicca che ho trovato. Se è bello come era bello sul sito, non vedo l'ora di indossarlo. Sì, 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 per favore, sì. Sempre in taglia S e voglio che ve lo immaginiate sotto le feste per qualche compleanno, Natale, Capodanno, babies, cioè questo mini dress. Non so se dalla telecamera riuscite a percepire quanto sbrilluccica, è praticamente pieno 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 di paillette, sì, paillette nere, nero su nero, ma fa questo gioco di luce appena la luce lo colpisce. Monospalla con la spallina qui leggermente bombatina ed è appunto un mini dress con la manica lunga. Qui lateralmente ha la sua cernierina invisibile che non vedrete mai, però fidatevi che ce l'ha, così riuscite ad indossarlo molto facilmente. È meraviglioso, l'ho visto questo, ho detto mio, e c'era anche in rosa che probabilmente ci sarebbe stato un po' meglio con tutto il nero che ho preso, forse era il caso di prenderlo rosa per avere un tocco di colore, ma nero classico, Capodanno, oh mamma.
meraviglioso. Andiamo subito a vederlo indossato. Spero mi stia bene, incrociamo le dita. Allora, babies, questo è il vestitino indossato e sto volando. Se non lo avete nel vostro armadio, cioè, vi serve assolutamente. È un po' corto, diciamo, soprattutto perché qui in basso è asimmetrico, non lo avevo notato mentre lo stavo spacchettando, sicuramente sul sito si vedeva, però a me piace come dettaglio, ve lo dico perché dalla parte in cui è tagliato è più corto, ecco, però a me piace da morire, è molto molto sexy, però secondo me è anche molto elegante, essendo così monospalla con la spallina qui un po' bombatina, lo adoro. E poi sbrilluccica da matti, questo qui per Capodanno è la morte sua, cioè fantastico, 5 su 5, mi piace da impazzire. Fatemi sapere anche voi nei commenti che cosa ne pensate. Allora, ho lasciato tra le ultime tre cose questo vestito qua, perché questo qui l'ho fatto vedere a un po' di persone e me l'hanno bocciato tutti, tranne mia cugina, che ha detto questo è proprio da battona, prendilo, bellissimo, quindi l'ho ascoltata. Non so se avete presente questa foto che è andata virale di Megan Fox, che ormai è super in auge al momento con il suo fidanzato, indossava questo vestito. Ho visto la versione low cost su Fashion Nova, perché cioè sicuramente quel vestito costerà non so quanti mila euro, ma davvero tanti. Ho visto questo qui e ho detto devo provarlo. Ah, anche questo qui ho appena scoperto che è un due pezzi in realtà, quindi meglio preferisco così, mischio i pezzi tra di loro. Ed è composto da questo body che non so come riuscirò a farvelo vedere, farvelo capire, perché è a maniche lunghe, partiamo da questo, ma è pieno di cutout. Questa parte qui va ad allacciarsi al collo, per fortuna ha i bottoncini in fondo fondamentali, perché sono comodi, diciamoci la verità, quando bisogna andare in bagno. E questo qui è difficile da capire così, sempre in taglia S, ma lo vedrete meglio indossato se YouTube non mi bannerà. E poi ha appunto la parte di sotto che è la gonnellina, che è tutta trasparente, fatta in questo modo, si vede tutto, quindi praticamente si vedrà il body, simile al vestito che indossava appunto Megan Fox. È una minigonna e ha tutte queste arricciature sia laterali sia centrali. Però ecco, questo qua non so prima di tutto dove potrei metterlo, se non per qualche foto su Instagram. Però se mi starà bene troverò l'occasione, ma non so come verrà indosso, quindi sono super curiosa. Andiamo a vedere se mi starà bene, sicuramente non come a Megan, ma simile forse, non lo so, vediamolo. Allora babies, ecco qui l'abito indossato. Allora, so che a tantissimi di voi non piacerà e sono sicura che anche a mia mamma non piacerà, però a me piace un sacco. Non so dove lo metterò, probabilmente per una foto su Instagram, però se vivessi negli Stati Uniti sarebbe più normalizzato e magari lo indosserei. Non lo so, però mi piace un sacco come cade. Se avete qualche occasione o comunque non vi vergognate di mettere queste cose, io ve lo consiglio, perché in quanto a vestibilità veste super bene. Per me comunque è 5. Ora so che nei commenti mi direte di tutto e di più, che non è bello eccetera eccetera, ma questa è la mia parte un po' esuberante che esce fuori. Per me 5 su 5, mi piace un sacco. Infine ho scelto due accessori. Allora, partiamo da questo qui. Ho scelto questo paio qui di guantini, appunto in similpelle nera, e dentro sono morbidissimi, non lo sapevo, ma sono fatti con il pelo. Benissimo, terranno un sacco caldo, soprattutto in inverno quando entro in macchina e il volante è gelido. Mi servono sempre un paio di guantini, questi qui molto molto belli, lo sapete che io adoro la similpelle, quindi poi da abbinare ai guantini ho preso anche un'altra cosa, questo basco qui alla francese. Io adoro i baschi, sono
contentissima che quest'anno vadano tantissimo di moda, perché ne trovo un sacco e adoro un sacco. È fatto anche lui da abbinare ai guantini in simil pelle nera, e tra l'altro non lo sapevo, ma ho visto che c'ha qui in fondo un laccino da tirare e fare il nodino per stringerlo nel caso abbiate la testolina più piccola della media, quindi ottimo. E basta, queste erano le ultime cosettine dentro il pacco, ora purtroppo è vuoto, e se siete arrivati fino a questo punto del video lasciatemi questa emoji giù nei commenti, così saprò chi sono i true babies che guardano il video fino alla fine e rimangono con me a farmi compagnia fino alla fine. Vi ricordo che giù nell'info box trovate il link ufficiale al sito ufficiale di Fashion Nova, vi lascio scritti anche tutti i nomi dei capi così potete cliccare sul sito e appunto cercarli. Trovate anche il link al mio Instagram, venite a fare un salutino anche lì, mi fa sempre super super piacere. E nulla, io vi mando un grosso bacio e un grandissimo abbraccio ad ognuno di voi e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!